c'è Mister La Face. Mister, buonasera, ben ritrovato qui su Stadio Radio. Buonasera a voi, a tutti i vostri telespettatori. Dunque mister, oggi potremmo dire un buon allenamento, anche se queste partite spesso possono nascondere insidie proprio per quella che è la differenza in classifica. Anche se effettivamente rispetto all'andata abbiamo trovato una gioia completamente in fase di messa, però era chiaro che noi in queste partite perché è un obiettivo c'è cioè, tutto da perdere e niente da guadagnare, insomma noi oggi abbiamo fatto il nostro minimo dovere, però è chiaro che se tu perdi in punti in partita del genere non è la prima volta, anche a me è capitato in passato. Ricordo un Bagalà di Silana, noi in 11 e loro in 10 sono arrivati, abbiamo pareggiato, quindi figurati, perché anni fa, però va bene, la squadra è entrata in campo concentrata, abbiamo fatto un po' di turnover perché è giusto fare riposare qualcuno che era andato nell'ultimo periodo, ma soprattutto tenere anche sulla corda che aveva giocato meno. Sono stati bravi ragazzi, è chiaro che non è stata una partita nei contenuti realistici elevatissimi, però abbiamo altri 3 punti, dico ci sono 3 punti, e secondo me di positivo c'è, e mentre gli altri mancano 6 giornate, a me mancano 7, si avvicina alla fine del campionato. E si avvicina anche l'obiettivo. Allora mister, brevemente, il prossimo turno è contro il Botricello, che forse è stato il punto più basso in una stagione fino a questo momento eccezionale. Ecco, la prossima settimana, come dire, non ci sarà bisogno di motivare i suoi ragazzi, oppure sarà un martello per evitare questi cali di tensione che appunto le distanze in classifica potrebbero involontariamente portare? Guarda, se vogliamo essere qualificare e buttare all'aria tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi da agosto ad oggi, basta ripetere la prova che abbiamo fatto con il Botricello l'andata, e tu hai detto passo forse più basso l'anno, io ti dico che ancora è un incubo per mettermi cattatore, perché quel allenamento giocato alla grande non meritavamo giusto di perdere. Lì ci siamo risvegliati, abbiamo capito qual è il modo di affrontare questi campionati, che non sono certamente quelli del solo delle vecchie, però è chiaro che più che la rimasta per la sconfitta dell'annata che ci ha fatto più bene, ci ha fatto male sul piano della classifica, ma sul piano mentale, sul piano della nostra testa ci ha fatto veramente bene. È chiaro che calcio per una questione di salta, questa è una cosa che passa secondaria, e che noi dobbiamo cercare di fare 3 punti se non vogliamo vedere assottigliarsi il vantaggio che noi abbiamo nei confronti del suo ospite della Bagnarese, come vedete non molla nessuno, ed è anche giusto oggi perché io lo dico da 20 giorni che il campionato ancora non è finito, per cui è chiaro che sia noi, sia l'Afro, sia la Bagnarese, sia il Gioioso siamo in grado di fare punti dappertutto. Quindi dobbiamo continuare così, pur ammettendo che il Botricello non è quello dell'andata, e che soprattutto dovere degli ingredienti da Daniel, portiere d'altro centrocampista, e che soprattutto loro sono in piena badarne per la nostra società, quindi per evitare i play out. Quindi è la partita da prendere con le pinze, se oggi forse turno nostro turno facile, va bene, la presumo che sia uno dei turni più difficili del nostro. Perfetto mister, noi la ringraziamo per il suo intervento e ci risentiremo presto. Grazie mille.